Il 2 giugno di 75 anni fa la scelta della Repubblica consentì all'Italia di intraprendere il percorso della democrazia, del progresso sociale e dello sviluppo. Quel processo di crescita non si è mai interrotto. Le parole del presidente Mattarella accompagnano nel giorno dedicato alla Repubblica le celebrazioni che per il secondo anno consecutivo sono state ridimensionate dal Covid. Cerimonia ristretta e distanziata a Piazza della Vittoria, a Campobasso, dove il prefetto Francesco Antonio Cappetta ha deposto una corona d'alloro al monumento ai caduti. Al cerimoniale tradizionale quest'anno si è aggiunta la consegna di due medaglie d'onore alla memoria di Isidoro Giuliano di Sant'Elia Pianisi e Angelo Michele Camino di Petrella, entrambi militari internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Pur tra innegabili difficoltà, la nostra Repubblica, anche in questo secondo anno di pandemia, si è fatta carico di ognuno di noi. La ragione democratica non è mai arretrata di un passo, è il messaggio del sindaco del capoluogo Roberto Gravina. La festa della Repubblica quest'anno segna anche la ripartenza del Paese dopo oltre un anno di restrizioni e difficoltà, commenta il presidente Donato Toma, mentre il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone descrive la Repubblica con l'immagine di una donna bella e fiera che non dimostra i suoi 75 anni. Cerimonia sobria anche a Isernia, in piazza Tullio Tedeschi, con la partecipazione delle autorità civili, militari e religiose. All'auditorium sono state poi conferite le onorificenze al merito della Repubblica. Alla cerimonia hanno partecipato anche gli studenti della provincia.